Sono davvero contento che il video del viaggione sia stato guardato da tantissimi di voi. Se non l'hai visto, ti lascio qui il link. Onestamente, quando è arrivata la conferma della prenotazione, avevo molti dubbi. Lo faccio o non lo faccio questo video? Potrei far innervosire qualcuno? Chi mi conosce sa bene che non è il mio scopo quello di suscitare invidia o altre emozioni negative. Di fatto siamo tutti sulla stessa barca, un lavoro ci serve per vivere. Non è che uno è più figo se va a Napoli o non ci va. Ok? Questo mestiere fino a poco tempo fa sembrava essere destinato solo a pochi eletti, visti i segreti e tutta la mancanza di informazioni a riguardo. Io, attraverso il mio canale, racconto la mia esperienza, ormai sono passati 13 anni da quando ho iniziato e ben 40 da quando ho iniziato mio nonno. Tanti colleghi con i quali mi confronto, che magari hanno visto solo alcuni dei tanti video che ho pubblicato, pensano che abbia iniziato ieri, però non è proprio così. Comunque, più avanti, quando il lavoro tornerà ad essere quello di una volta, si spera presto, farò un video intitolato Una giornata tipo per NCC. Non ho tanta voglia di rimettermi sull'auto, ma un giorno ogni tanto un piccolo sforzo posso anche farlo. Il video di oggi, come ho anticipato all'inizio, risponde a qualche domanda che ho ricevuto in privato e sotto i commenti del video del viaggio. La prima domanda è: come mi faccio pagare? In questo caso specifico non ho chiesto nessun anticipo, conosco la cliente da 1200 anni praticamente e sono andato proprio tranquillo, non avevo nessun pensiero a riguardo. Se fosse stata un'altra persona o un cliente nuovo, avrei chiesto tutto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario o carta di credito. Sto preparando un discorso legato proprio alla modalità di incasso, appena sarà pronto lo pubblicherò. 2. Perché non avevi il completo? Come ho scritto subito nel primo commento, per evitare poi di entrare in questo discorso, la signora mi ha chiesto di non vestirmi da pinguino. Queste parole sue, non mie. Quindi ho preferito indossare un abbigliamento comodo e via. Qui apro una piccola parentesi. Per il lavoro del noleggio con conducente è sempre richiesto un abbigliamento decoroso, questo per legge, ed è anche obbligatorio anche per chi presta servizio taxi. Però attenzione, non c'è scritto che bisogna per forza indossare il completo e anche la cravatta. Però effettivamente è così che mi è stato insegnato ed è così che si fa. Per ogni regola esiste un'eccezione. Un cliente che chiede un'auto di rappresentanza perché vuole fare bella figura si aspetta che ci sia un autista vestito bene. Se, e a me capita ogni tanto, che ci sia la signora del paese che ha bisogno di un passaggio verso l'ospedale per una visita medica, non sto lì a mettermi vestito da matrimonio. Questo però vale solo per me, invece i miei dipendenti devono sempre indossare l'abito. Se vi dovesse mai capitare di parlare con mio nonno, il quale indossa l'abito ancora oggi, nonostante sia in pensione tra l'altro da più di 10 anni, lui vi dirà che è l'abbigliamento giusto in ogni situazione e non ha torto, però lui è fighissimo quando lo indossa. Quando io avevo 22-23 anni, sembravo un assicuratore porta a porta. Mi sa pure adesso in realtà, però vabbè. Comunque, sul mio libro NCC ti spiego come si fa, ho creato un capitolo apposta sull'abbigliamento. E lì spiego praticamente tutto. Se hai la forma del corpo in un modo, cosa puoi indossare e cosa no. La lunghezza della giacca, del pantalone e così via. 3. L'importo del pedaggio nel navigatore. Uso un'applicazione che si chiama Waze o Waze, non so come si legge. È molto conosciuta e funziona molto bene. A differenza del navigatore dell'auto, che a me non piace proprio per niente, questa app calcola il percorso e lo adatta ad ogni imprevisto. Calcola il percorso a seconda del traffico, cioè se ti trovi in autostrada e tra 5 km c'è un incidente che blocca tutto per diverso tempo, Waze ti fa uscire e trova un'alternativa. Questa è una cosa fighissima, importantissima. In fase di partenza ti dice anche quanto pagherai di casello. Se volete usare i commenti per condividere il vostro navigatore preferito, magari aiuta qualcuno. 4. Ho raccontato la sorella dei punti e appunto questo ragazzo mi chiedeva se i punti venivano tolti dal CAP o dalla mia patente normale. Questo è un discorso poco chiaro. Se non lo sai, anche il CAP possiede i 20 punti e in caso di contravvenzione si può chiedere di utilizzare proprio questa, perché di fatto è una patente a tutti gli effetti, una patente di categoria superiore. Avrei potuto chiederlo ai 4 sceriffi vigilantes del paese, però ero così infuriato che proprio non mi è venuto in mente, quindi me li hanno tolti dalla patente normale e ho 5 punti in meno. Costi e ricavi. Per quanto riguarda i ricavi, preferisco non specificare quanto ho incassato. Se hai seguito i miei video, un'idea più o meno te la sei fatta. Ho già spiegato quanto si dovrebbe chiedere al chilometro, però se parliamo di guadagno, in realtà è un discorso molto complicato, anche perché sicuramente vediamo il guadagno in maniera diversa. Non vivo alla giornata e il mio stipendio, o lavoro o non lavoro, è 1500 euro al mese. Tutto quello che avanza, se avanza, rimane sul conto aziendale e viene utilizzato per ciò che serve. Quindi per pagare i dipendenti, contributi, IVA, busta paga, commercialista, marketing, formazione personale, corsi di aggiornamento, auto, manutenzione, pneumatici, materiali di cancelleria e tutto il resto. Per concludere, viaggi del genere, se fai l'NCC, capitano. I pochi consigli che posso darti a riguardo sono: riposino
prima di partire. Red Bull solo nel viaggio di ritorno, altrimenti ti cala la botta di sonno e sei spezzato. Il pranzo o gli spuntini devono essere molto leggeri per non far calare il sonno. Secondo me è molto meglio avere i crampi per la fame che essere strapieni. Poi velocità costante senza superare i limiti, altrimenti ti mangi tutto il guadagno in multe. E poi abbiate pazienza, molta pazienza. Soprattutto se il cliente in 7 ore di viaggio vi racconta come si cucina il branzino, la trot, il salmone, la torta di mele. Tutto questo mentre ti vuoi concentrare e ritornare a casa nel più breve tempo possibile.